Canto 3. Sebbene la fuga improvvisa disperdesse per la pianura quelle anime in direzione della montagna del Purgatorio, dove la giustizia divina ci stimola e ci tormenta e la coscienza ci sprona al pentimento ed all'espiazione, io, distinto, mi accostai ancor più vicino a Virgilio. Avrei forse potuto allontanarmi, solo per un attimo, senza di lui? Chi mi avrebbe condotto su per la montagna? Egli mi pareva ferito dal rimorso per essersi anch'esso dimenticato per un istante la sua funzione di guida, allorché era rimasto estasiato dal canto di casella. È vero che le grandi anime, quando anche peccano poco, peccano molto. Ah, grande coscienza e pulita, come ti è amaro anche un piccolo errore. Quando i suoi piedi smisero di camminare in fretta, atteggiamento questo che diminuisce, riduce il decoro, mentre invece è la gravità che, per ogni atto dell'uomo, rappresenta l'indice di una maggiore dignità, la mia mente, che prima era concentrata nel pensiero di casella, ora ritrovata, tornò a rivolgere l'attenzione e l'interesse al viaggio con maggiore concentrazione. Così, con una mente che è più desiderosa di osservare e capire nuove cose, alzai lo sguardo verso il monte che più alto di ogni altra cosa si innalzava nel cielo. Il sole, che fiammeggiava rosso dietro le spalle, poiché si camminava dal mare verso il monte, era interrotto davanti alla mia persona, perché il mio corpo impediva i raggi di filtrare. Io mi rivolsi quindi dal lato di Virgilio, per paura di essere stato abbandonato, vedendo soltanto la mia ombra. Allora il mio consolatore, cioè Virgilio, «Perché hai paura?» mi disse rivolgendosi a me con energia. «Non credi che io ti guidi ancora? È già pomeriggio là a Napoli, dove è sepolto il corpo tramite il quale io potevo formare un'ombra. Infatti Napoli ha il mio corpo, che però è morto a Brindisi. Ora se davanti a me non c'è ombra, non ti meravigliare più di quanto non ti devi meravigliare dei cieli che pur son sovrapposti l'uno all'altro. Dal cielo della luna fino al cielo nono, o primo mobile. Eppure essi non impediscono il passaggio dei raggi del sole dall'uno all'altro, poiché sono appunto diafani come le anime. L'onnipotente virtù di Dio forma e predispone corpi simili al mio, forme corporee simili alla mia, immateriali, ma in grado di soffrire. Corpi comunque soggetti a sensazioni fisiche, tormenti e caldo e gelo. Ma tale virtù divina non vuole però che sia rivelato agli uomini come ciò possa accadere. Stolto e presuntuoso è colui che spera che la ragione umana possa percorrere fino in fondo la via infinita che occupa e segue Dio uno e trino, uno nella sostanza e trino nelle persone. Accontentatevi, gente, di vedere le cose così come sono senza la presunzione di conoscerne bene le cause e l'essenza, perché se voi uomini avreste potuto conoscere l'assoluto, se nel vostro destino fosse stata prevista questa possibilità, fosse anche stando nel paradiso terrestre come Adamo ed Eva, a cui fu del resto proibito di gustare il frutto dell'albero della scienza del bene e del male, non sarebbe stato necessario che Maria avesse dovuto partorire Cristo per redimere l'umanità dal peccato originale. Inoltre avete visto invano spasimare dal desiderio di comprendere la ragione intima delle cose. Certi uomini, filosofi di tale ingegno che se Dio avesse permesso loro di capire con l'intelligenza, il loro desiderio si sarebbe placato, mentre invece è stato dato loro addirittura eternamente, per pena, il limbo,
in cui resta come pena e sofferenza proprio il desiderio di conoscere tutto e dove senza speranza vivono senza Dio e nel desiderio di quel Dio. Mi riferisco ad Aristotele, a Platone ed a molti altri. E qui Virgilio chinò la testa e tacque turbato. Giungemmo intanto ai piedi del monte. Qui trovammo la parete così ripida che le gambe non sarebbero state capaci di salire. Nei dirupi della costiera ligure, tra Lerici e Turbia, lo scoscendimento meno frequentato e meno praticabile sarebbe stato, a confronto di quella roccia del Purgatorio, una scala larga ed agevole. «Ora chissà da quale parte è meno ripida la parete», disse il mio maestro, fermandosi. Così che anche colui che senza ali possa salire. E mentre egli, tenendo il viso basso, pensava sul modo di tentare la salita ed io guardavo attentamente in alto intorno al monte, dalla parete sinistra mi apparve un gruppo di anime che camminavano verso di noi e non sembrava nemmeno che si muovessero, tanto erano lente. Io dissi: Alza, maestro, i tuoi occhi. Ecco da questa parte venire chi potrà consigliarci se tu da solo sei in difficoltà. Allora Virgilio guardò e con sguardo aperto rispose: Andiamo verso di loro che vengono piano e tu rinnova la speranza. Rassicurati della possibilità di salire, perché ormai, dolce figlio, c'è chi ne darà consiglio. Dopo che noi avevamo fatto un migliaio di passi, quella schiera di anime era ancora lontana da noi, quanto un buon tiro di sasso. Allorché tutte insieme si accostarono alla parete rocciosa del monte e si fermarono l'una accanto all'altra, come chi cammina e poi si ferma, quindi come colto da un improvviso forte dubbio e timore. Oh, spiriti finiti in grazia di Dio, o già destinati al paradiso! Virgilio iniziò a dire: In nome di quella beatitudine che io credo da voi tutti attesa, indicateci il punto in cui la montagna è meno ripida, così che sia possibile salire, perché è male perdere tempo. Come le pecorelle lasciano il recinto ad una, a due, a tre e le altre stanno timide aspettando il loro turno, abbassando gli occhi a terra, così, nello stesso modo, io vidi allora muoversi per venire verso di noi la prima linea di quella schiera destinata alla beatitudine, modesta nel volto e dignitosa. Appena le anime che stavano nella prima fila videro la mia ombra, o meglio la luce del sole che era interrotta dal mio lato destro, in modo che l'ombra si proiettava da me verso la parte rocciosa, si arrestarono ad un tratto ed indietreggiarono molto, e tutte le altre anime che venivano dietro, senza sapere perché, fecero altrettanto. Senza che lo chiediate, io vi dico che questo che vedete è un corpo umano vivo, per questo la luce del sole è interrotta a terra. Non meravigliatevi e credete pure che, non senza la volontà divina, esso sta cercando di salire su questa montagna. Così disse il maestro. E quella gente buona, Tornate indietro, dissero, procedete innanzi a noi. facendo cenno con i dorsi delle mani, ed uno di loro cominciò a dire: Chiunque tu sia, camminando guardami bene. Pensa se nella vita terrena ricordi di avermi mai visto. Io mi volsi verso di lui e lo guardai fisso. Era biondo e bello, e di aspetto nobile e gentile. Ma aveva uno dei cigli spaccato da una ferita. Quando io ebbi detto di non averlo mai visto con reverente cortesia, egli disse: Ora guarda. E mi mostrò una ferita in mezzo al petto. Poi, sorridendo, disse: Io sono Manfredi, nipote dell'imperatrice Costanza d'Altavilla, moglie di Arrigo VI e madre di Federico II. Ti prego, quando tornerai nel mondo dei vivi, di a mia figlia Costanza, che fu madre di Federico, sovrano di Sicilia e di Giacomo, succeduto al padre sul trono d'Aragona, la verità,
che io sono salvo, se appunto non ci credono o se credono qualche altra cosa. Dopo che io ebbi il corpo trafitto da due ferite mortali durante la battaglia di Benevento, io mi convertii piangendo e mi pentii amaramente delle mie colpe, rivolgendomi a Dio, che perdona volentieri, senza discriminazioni. Furono orribili i miei peccati per la mia vita dissoluta in ogni lussuria, e fui nemico della Chiesa e dei religiosi, senza curarmi né di Dio né dei santi. Ma la infinita bontà divina ha braccia così grandi che accoglie sempre tutto ciò che si rivolge a lei. Se il vescovo di Cosenza, Bartolomeo Pignatelli, che allora, dopo la mia morte, fu mandato da Papa Clemente IV a perseguitarmi con accanimento come una belva spietata, avesse interpretato attentamente e con animo retto questo principio della misericordia divina, le mie ossa sarebbero ancora là, nel luogo in cui caddi in battaglia. Là dove i soldati, per onorarmi militarmente, lanciarono ciascuno una pietra, formando una grande tomba sul mio corpo, all'estremità del ponte sul fiume Calore, presso Benevento. Poi, invece, le ossa del mio corpo furono disseppellite, per disposizione del vescovo di Cosenza, il quale non condivise quella sepoltura in quel luogo, ed i miei resti furono trasportati di notte, come si usava fare per gli scomunicati, sulle rive del fiume Garigliano, e gettate via, ed esposte alla pioggia ed al vento. Quindi, come puoi constatare, prendendo atto del mio caso, la grazia del Signore non si perde al punto da non poterla rimeritare, finché la speranza non muore e si rinnova. È vero anche però che chi muore scomunicato al di fuori della Chiesa, pur pentendosi alla fine, deve stare comunque fuori dal purgatorio. Deve cioè rimanere nell'antipurgatorio 30 volte il tempo che è stato nella sua presunzione, senza sottomettersi all'autorità della Chiesa. A meno che quel tempo prestabilito non venga abbreviato dalle preghiere fatte dai vivi, che siano però in grazia di Dio. Vedi pertanto se puoi accontentarmi, rivelando alla mia cara figlia Costanza come mi hai visto, e spiegando anche questa mia attuale condizione di divieto ed attesa di entrare nel purgatorio, così che essa preghi, poiché ricordatevi che qui nel purgatorio si acquista molti vantaggi per merito dei vivi e delle loro preghiere.